Italia. Protagonista del match di oggi, queste due nazionali, Stefano, scendere in campo indossando la maglia del proprio paese regala sempre stimoli ed emozioni incredibili. Giocare in nazionale è il massimo traguardo al quale può ambire ogni calciatore. Capisco i timori dei club che rischiano di vedere infortunarsi alcuni dei loro giocatori migliori, è già capitato, ma quando si gioca per il proprio paese passa tutto in secondo piano. Primo possesso di palla per gli azzurri. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. L'allenatore ha optato dunque per il 4-4-2, modulo che gli dà garanzie ed equilibrio in ogni zona del campo. È andato sul sicuro, Pierre. Lustig. Ekdal. Bravo qui il difensore. Buona l'intuizione qui. C'è spazio per andare. Alla forte rasoterra, riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Il match di oggi potrebbe essere deciso da un episodio, magari da una giocata di uno di questi due attaccanti. Occhio al pallone filtrante. Super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. C'è tutto questo in questa parata. Viene ammonito dunque per il precedente fallo prima del vantaggio, no Stefano? Sì, 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 non c'è dubbio, c'è stato il vantaggio, ma ora gioco fermo, l'arbitro è intervenuto. Occhio al cross di Candreva, nulla da fare. Lo ferma ma non controlla. Candreva. Alla messa dentro, intervento non semplice qui del difensore. Buono l'anticipo del difensore. Concede la touche, rimessa con le mani. Attenzione a Immobile. È stato fermato dal difensore. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Ruba bene il pallone sulla fascia. La gioca profonda verso l'attaccante. Prova la botta. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Un gol al volo impeccabile. Davvero una grande giocata. Eh sì, ha cercato la palla senza pensarci ed è uscito un gol stupendo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Bonucci. Ciro Immobile. Parolo. Interrompono bene l'azione. Può avanzare. Guadagna metri.
Palla schizza via dopo il contrasto. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Ekdal. Ecco il tiro. Grande intervento del portiere. Palla in out, sarà fallo laterale. Guadagna metri verso l'area. Opportunità, traversa, palla ancora in gioco. Ha scelto il male minore concedendo il corner. Eccolo qui il gol del vantaggio che ci viene riproposto con questo replay. L'ha insaccata con una splendida conclusione dal limite, al volo. A spazio, prova. Il difensore, un muro. Colpo di testa debole che non impensierisce il portiere. Beh, difficile segnargli da lì, dai. Darmian. Ekdal. Qui è esagerato con la potenza. Pallone raccolto dal portiere. Recupera palla, intercettando bene il pallone. C'è spazio per andare. Ekdal! Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Meno male che partivano sfavoriti, mi verrebbe da dire, Stefano. Questo gol conferma la loro supremazia nel gioco e nelle occasioni. Misteri del calcio, direi, Pierluigi. A volte partire con i favori del pronostico rischia di esporre i giocatori a brutte figure, a grandi pressioni, come in questo caso. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Darmian. Ciro Immobile. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Palla in verticale sull'attaccante. Attenzione, occasione! Attenzione! Rete! Beh, questo è il calcio. Rapidità, precisione, scambi perfetti. Si penetra la difesa e si arriva al gol. E con questo gol il loro margine di vantaggio aumenta ulteriormente. Hanno ormai la vittoria in tasca, se non commettono grossi guai da qui alla fine, eh? Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Parolo. Eder. Darmian. Candreva. Palla vagante adesso. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Arbitro ha visto qualcosa. Arriva il rosso per questo difensore, nessun dubbio per l'arbitro. Una perdita importante per questa squadra, decisamente è uno dei perni della difesa. Voleva prendere la palla, probabilmente era un intervento onesto, ma ha colpito le caviglie dell'avversario. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua irruenza. La barriera salta e intercetta la conclusione. Insigne. Oh, palla buona per Insigne. E c'è il gol! Palla in rete! Il gol è bello, ma l'azione. Non poteva non segnare da quella distanza. Bastava solo appoggiarla in rete. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Finisce il primo tempo. I giocatori possono raggiungere gli spogliatoi. Occhio al pallone filtrante.
Comincia la seconda frazione di gara. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Provano gli azzurri. Parolo. Lustig. Bravissimo Buffon, dice di no. È il tocco di testa. Salta l'uomo. L'impressione che il portiere non l'abbia nemmeno vista. Ha lasciato partire un tiro di rara violenza. Magari la vedrà stasera in TV. È un gol fantastico, praticamente ha tirato da casa sua. Un gol straordinario, ha calciato in porta alla distanza siderale, ha trovato di sorpresa il portiere. È una rete questa che vale da sola il prezzo del biglietto. Un missile che ha sorpreso tutti, compreso il portiere. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Per l'arbitro non è... Si riparte con il calcio di punizione per gli azzurri. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Ekdal. Palla che termina in out, dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Si avvicina all'area. Eder la dà indietro al compagno. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Olson a metri davanti a sé, attenzione. Prova a andare. Conclusione al volo, a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole. È stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. Giocatore che viene richiamato in panchina e sentite gli applausi dei tifosi, prestazione convincente. Uno dei migliori in campo. Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per tributargli una meritata standing ovation. Ciro Immobile. Guadagna metri. Attenzione, potrebbe anche arrivare un cartellino. Cartellino giallo, devono stare molto attenti perché l'arbitro non è che abbia dimostrato grande clemenza. È andata benissimo Pierluigi. Direttore di gara che ferma giustamente il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa, in scivolata. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. Immobile, è tutto solo. Se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo, è pur sempre un gol al volo, Pier. È da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Conclusione che meritava miglior sorte. Ilimark. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Occhio al suo movimento. Palla vagante. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Insigne, prova Insigne, è arrivato il gol, comunque non hanno voluto mollare. Due reti messe a segno finora, davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria.
Risultato adesso sul 4-2. Occhio, cerca l'area di rigore. Il direttore di gara concede il vantaggio. Sembra la scelta giusta. Bernardeschi. Buon pallone filtrante. Può metterla da lì. Occasione. Il difensore è un muro su questo tiro. Provano con il pressing. Darmian. L'arbitro non ha visto il fallo in questa circostanza. Si lascia correre. Parolo. Sale Insigne. Calcio di punizione, può essere l'ultima opportunità. C'è una ammonizione in arrivo per lui. Mi pare che incassi di buon grado il giallo, sa che l'arbitro ha ragione. Attenta qui la difesa, palla allontanata. C'è campo per la ripartenza. Sarà fallo laterale, rimessa dunque per gli azzurri. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Rimessa con le mani, battuta molto velocemente. Vogliono mettere la pressione alla difesa. Il tocco dentro. Sono 3 i minuti di recupero. Ci sono metri a disposizione. Buona l'intuizione qui. Ha provato la soluzione di potenza, ma non è andata come sperava. L'attaccante si è trovato a tu per tu col portiere. Ha calciato forte. Poteva fare sicuramente meglio qui, anche se la palla non è uscita di molto. Finisce la gara, tutti negli spogliatoi. Questa è una grande vittoria, soprattutto perché ottenuta in inferiorità numerica. E questo ha dato prova di grande dimostrazione di solidità. La gioca profonda verso l'attaccante. Prova la botta. C'è spazio per andare. Ekda! Palla in verticale sull'attaccante. Attenzione, occasione! Attenzione! Prende!